Certamente, non è la prima struttura che realizziamo qui a Mazara, che già abbiamo ampliato la superficie, infatti abbiamo due piste e sono operative anche in questo momento, nel sottofondo si sentiranno gli elicotteri, infatti è operativa. Questa struttura è nata perché intanto Mazara è sede di COM, centro operativo misto, significa che deve essere attiva in caso di calamità che superano anche il territorio comunale e deve far fronte ad eventuali emergenze per area di ammassamento. E stamattina, proprio per questo, abbiamo fatto un esempio, anche per fare vedere il montaggio di tende e strutture varie. La collaborazione nostra è sempre al massimo con tutti i comuni, in particolare con quelli che hanno il piano di protezione civile operativo come Mazara, per cui restiamo sempre in gamba e in collaborativi. Grazie.